Amici candidi, minuto 90, 6 minuti di recupero, Napoli avanti 1-0 sul Cagliari, il gol di Osimhen per il momento decide la gara, è una gara durissima, il caldo, gli infortuni, una partita durissima, durissima, e bisogna tenerla, perché adesso non so cosa stia succedendo dall'altra parte con l'Atalanta che fino a poco fa era 1-1. Alzarsi un po', alza il pallone Godin, Cerri la tocca verso Pavoletti. Bisogna tenere perché logicamente il Cagliari, dopo non aver fatto una gran partita, fatto una partita di contenimento, adesso negli ultimi minuti all'arma bianca davanti cercano comunque di rendersi pericolosi. Non bisogna disunirsi. Poi entriamo dopo nelle questioni legate alla partita. Adesso però stiamo obbligatoriamente sul live. Calabresi, Nainggolan, Insigne, scontro con... Bravo Lorenzo, bravo Ezed. Molto bene, veniamo via da lì. Tocco elegante di Elmas ancora per Yusai, attaccano in tre anche con Insigne, poi frenata di Yusai, cambia direzione bene l'albanese, va da Mertens. Deve liberarsi di... Cazzo, Dris! Vicino all'azione questa volta. Aveva chiuso lui. Sibaka. Passaggio per Insigne. Simeone. Mertens domanda a quel paese. Godin. Asamoah. La vuole Carboni sul secondo palo. La palla arriva per lui, fa la sponda verso Cerri. La gira in zona Pavoletti. Pavoletti contro Cerri. Si scontrano i due, ancora confusione, c'è anche Manolas, Bacaglioni. Dai, ma cos'è? Questa bassa si gira. Cerri in porta. Murato. Via. Usciamo via da lì. Allargandola e chi va a colpire fa da sponda. Mamma mia. Asamoah. Carboni. E dentro, buone. Tienila lì tra i piedi, senza far cagati. Tienila lì. Tra i protagonisti, due su tutti. Due in assoluto su tutti. E vi dico anche quello che è secondo me il best della partita, che è Alex Meret. Tre interventi super determinanti in questa partita. L'altro, ovviamente, non può che essere Victor Osimhen, autore di un gran gol, bella azione sul passaggio di Insigne, freddezza davanti al portiere nel metterla dentro, ma poi sacrificio, abnegazione, recupero di palloni, aiuto ai compagni, assist man. Se questo è il Victor Osimhen che abbiamo preso e che ci avevano presentato, beh, le notizie sono più che importanti. Ma la notizia importante davvero è che di fronte a tutti quelli che sputano sempre contro ad Alex Meret, oggi qualcosina da vedere di Meret c'è, perché tra i pali questo, signori, è uno dei migliori portieri in Italia, non ve lo dimenticate, perché spesso si va su questa storia del saper usare i piedi per far ripartire l'azione dal basso. Un portiere deve primo saper parare. Intanto è finale Sassuolo-Atalanta 1-1, facciamo anche i complimenti all'Inter, nuova campione d'Italia, perché con questo risultato l'Inter è campione d'Italia con 4 partite d'anticipo. Pensa a te se prendiamo il gol all'ultimo secondo. Ci siamo distratti e abbiamo preso il gol all'ultimo secondo. Sotto profilo dinamico a quella velocità che poteva mettere in difficoltà il pacchetto difensivo. Ma tu pensa se dobbiamo prendere il gol all'ultimo secondo. Giuro che sia piuttosto attento e concentrato sulle palle alte, ma sulla giocata poi alle spalle, vedi come... Isai. Questo è quando uno dice Isai, sì, si merita il rinnovo perché comunque dimostra attaccamento, fa bene il ruolo, lo fa con calma, però poi questo Isai, che ti fa perdere dei punti, Va a caricare Gattuso sui ragazzi, arrivati senza benzina alla fine. Ma per come è cambiato, no? Nei secondi 45 minuti l'atteggiamento della, e la... Pensa a te. Che fosse stata una partita durissima, l'abbiamo detto subito, Però prendere il gol così è veramente una cosa vergognosa. Koulibaly, lancio lungo per Elmas. Di testa la prende bene Calabresi, Insigne controlla, Insigne dribbling, lo ferma poi Nainggolan. C'è un po' intestardito Insigne in questo secondo tempo, si è nervosito con l'arbitro e ha gestito male diversi palloni. Calabresi,
secondo me ha vissuto un po' quello che ha vissuto qualche tempo fa quando doveva raggiungere il centesimo gol, cioè testa dissi voler fare il centesimo gol, e anche in questo caso probabilmente per è inutile che stai lì. Elmas entra sempre in una maniera inutile, eh. Elmas entra sempre in una maniera inutile. Ha provato in lui l'egoismo per andare a concludere quando magari c'era situazione diversa. Simeone pensa che si creano anche l'ultima chance loro. Nandez attacca, Nandez in zona tiro, Nandez in porta, conclude male. Meret se la recupera nel recupero, questo è il gol segnato Nathan Nandez di Lorenzo, lui ha energia, dribbling angolare, rallenta Demme, Politano, anticipo di Asamoah, doppio tocco, poi rimessa laterale, guarda il cronometro Fabbri. Niente da fare, neanche mezzo secondo di recupero. Porca di quella miseria. Vabbè, un pareggio che grida vendetta, perché grida vendetta, perché arriva a 2 minuti dalla fine della partita, in pieno recupero, su una disattenzione di Isai. Abbiamo rischiato di portarla via con una grande sofferenza, invece non ci siamo riusciti. Diciamo che non perdiamo le distanze dall'Atalanta, perché l'Atalanta ha pareggiato a Sassuolo. Le perdiamo dal Milan, che ieri ha battuto il Benevento, quindi siamo dietro di 2. La Lazio accorcia e potenzialmente ci ha preso, perché se recupera contro il Torino e vince, perché recupererà tra 2 anni... La Lazio ci prende, vediamo adesso che cosa farà la Juventus. Certo è che questo pareggio era. Noi avevamo da qui alla fine una chance d'errore. Adesso gli errori devono ridursi a 0. Non c'è più possibilità d'errore, non ci sono più margini d'errore. Quindi bisognerà essere bravi a gestire le energie in questa settimana, perché poi si giocherà ogni 3 giorni, Spezia, Udinese, Fiorentina, prima del rush finale contro il Verona. È chiaro che un occhio e un orecchio dovremmo averlo anche dall'altra parte, dalle altre parti, perché ci sono tante altre partite che le altre nostre contendenti giocheranno, tra l'altro anche tra di loro, perché si comincerà già settimana prossima con Juventus-Milan, che tanto potrebbe dire in questa classifica. Io non so se... È chiaro che ti girano i coglioni quando prendi il gol in pieno recupero in una partita in cui ti hanno annullato anche un gol che io non capisco e non voglio capire. Tanto non capiremo niente, anche perché da noi non si parla, noi non ci esponiamo e stiamo zitti, non parla nessuno, quindi non puoi neanche sfogarti, non puoi sentire neanche qualcuno che si incazzerà. E allora ci dobbiamo incazzare noi, perché un arbitraggio come questo oggi veramente... Non proprio stendiamo un velo pietoso. Vorrei incazzarmi come una bestia, vorrei spaccare la telecamera, ma bisogna rimanere lucidi, come deve rimanere lucida la squadra. È un pareggio, non è una sconfitta, è un pareggio anche un po' brutto, perché ti ferma in un momento in cui avresti potuto volare. Però facciamo tesoro degli errori, ricompattiamoci e cerchiamo di rimettere le cose a posto. Non è ancora finito niente, mancano ancora 4 partite alla fine, le avversarie sono toste e noi dobbiamo essere più toste di loro. Ribadisco il concetto, Osimhen il migliore, Demme lo segue a ruota e Meret ci ha tenuto a galla per almeno 3 volte. Nell'ultima palla lì lo svarione di Isai, Nandez è da solo davanti a lui, poco poteva fare, però come prova non c'è niente di negativo, forse il troppo nervosismo di Insigne, che a un certo punto ha cominciato a litigare con tutti e ha perso un po' la bussola della partita. Però ricompattarsi, riunirsi e provare fino in fondo a raggiungere questo cazzo di obiettivo. Ribadisco i complimenti all'Inter campione d'Italia. Cari amici stracandidi, ci risentiamo nelle prossime occasioni. Condivisione del video, iscrizione al canale e attivazione della campanella per avere tutti gli aggiornamenti.
Il calcio, nonostante anche queste cose, fa sempre bene alle ossa e come sempre l'hashtag è Forza Napoli sempre e comunque.